Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati nuovamente qui signori su Clash Royale. Ma faccio vedere come sempre sul mio cellulare. Oggi voglio portarvi qualche partitozza. Allora, nello scorso video ho preso il pass Royale. Diciamo che dal video non ho giocato, quindi come vedete sono ancora fermo alla ricompensa numero 27. Allora, io direi di andare a guadagnare qualche corona. Nel frattempo abbiamo 10.000 d'oro. Posso dire che tanta roba. GG, vediamo, dammi una leggenda. Quando mai sto forziere da una leggendaria? Voglio andare a fare un cambio. Voglio mettere il domatore al posto dei barbari. Così non solo mi vanno ad abbassare il costo del mazzo da 4.1 a 3.9, che comunque nel conto totale aiuta parecchio, ma soprattutto vado a mettermi una truppa che va diretta a torre. Diciamo che il domatore ancora non me la cavo poi male a usarla, anche perché fa tutto solo, quindi va verso le strutture. Quindi signori, let's go. Prima partita di oggi. Lui è livello 11, quindi noi siamo di torre più alta. Io inizierei subito col Pekka, ovviamente da dietro, perché più mi dà tempo di recuperare più elisir. Io andrei pure con lo stregone elettrico sempre molto dietro. Oddio, c'ho delle carte. Allora, lui ha lanciato male gli scheletrini. Assolutamente facciamo di questo. Assolutamente facciamo di questo. Adesso vedete che vi dico. Perfetto, vai, almeno qualcosa gliela colpisco. Dai, gli sono due colpi gratis che diamo alla torre, ragazzi. Bammete. Addirittura tre! Good job. No, sai che ti butto gli sgherri. Non mi voglio fare ittare, ma non voglio nemmeno sprecare la Valchiria. Addirittura riesco. Addirittura sono pure riuscito a dare 3 hit di scheletrini. Ragazzi, ovviamente frecce, non sto nemmeno qua a dire. Ok. Recuperiamo Elisir. Allora, veramente? Sei serio? Non mi difendo con la Valchiria. Non ho capito il senso di questa giocata. Non do supporto alla Valchiria perché non ho interesse. Meno male che l'ho messo di là. Però sai che ti aspetto un attimo, lo devo far andare indietro. Perfetto. Perché altrimenti mi avrebbe fatto parecchio male. Bam! Mi ha salvato il culo. Quel domatore lanciato così, davvero, mi ha salvato molto il culo. Allora, lui ora dovrebbe lanciare gli scheletrini. Esatto. Li avevo previsti. Sai che ti dico? Valchiria a destra, dai. Valchiria a destra. Ha già fatto l'elisir. E chi ti deve dire niente, fratello? E chi ti deve dire niente? No, comunque è il caso che io attacchi a destra comunque. Ha sbagliato a lanciare. Perfetto. Bam, ragazzi, faccio una bella cosa. Taglio. Sicuramente ha sbagliato. No, non per forza, sapete. Vai, bammete, forse torna pure indietro. Sì, serio. La vacca. Dai, un colpo l'abbiamo. Bammete! Signori! Pensavo di aver fatto una giocata del cazzo, ma ho preso torre, quindi pensavo di aver sbagliato, invece nel complesso ho avuto fortuna, dai! Signori, prima partita di oggi portata a casa grazie al domatore, perché comunque tutte quelle hit l'ha fatta il domatore. Ovviamente le maestrie completamente inutili. Ah, mi avete detto di
mi avete detto di fare le maestrie alle leggendarie, perché le leggendarie ti danno jolly, che io volendo potrei usare. Aspetta, ma ho jolly? Fammi vedere. Ne ho 4. Ne ho 4. Ragazzi, sapete che vi dico? No, perché anche il Gran Cavaliere per ora non lo sto usando. Comunque il Gran Cavaliere, appena lo maxo, potrei cambiarlo ogni tanto col Pekka. Perché il Gran Cavaliere, rispetto al Pekka, ha due grandissimi vantaggi. Il danno quando atterra, cioè proprio quando lo metti, che fa... è tanta roba. E soprattutto i suoi attacchi sono ad aria, a differenza del Pekka, che è un attacco singolo. Nonostante il Pekka faccia 1000 danni, e il Gran Cavaliere quanti? Diciamo che il Pekka ne fa 3 volte tanto. Oddio, c'è da considerare però che... Oddio, forse ne fa 350, forse. Perché non è al 14, io ce l'ho al 12. Comunque, signori, basta chiacchiere. Io direi di andare a fare un'altra partita. Volendo potrei pure maxare le frecce, oppure gli sgherri. Però, vi dico la verità, preferisco tenermi queste 100.000 monete per... Tipo, ad esempio, per un Gran Cavaliere, per una carta più... gli occhiali, per una carta un po' più che può davvero fare la differenza. Iniziamo a sbloccare, signori, seconda battaglia di oggi, let's go. Poi volevo dirvi un'altra cosa, ragazzi, se cercate un clan vorrei, appunto, non so se state vedendo che sto iniziando a giocare sto iniziando a giocare appunto seriamente a Clash Royale, ok? Quindi se cercate un clan vorrei gente attiva, porca di quella, però facciamo così, facciamo. Mamma. Perfetto, sono contento. No, e mi fa pure qualche danno. Dai, no, sono contento. La Valchiria sotto torre, se la sottovaluti. Mezza torre si è mangiato. Ho sbagliato. Mi sembravano quelli che fanno. Porca vacca. Mi sembravano le bombette. No, è buono. Comunque già mi farei un bordello di danno. Me l'ammazzi. Ok, meno male, ammazzalo. Sì, sono contento, raga. Ho difeso meglio che ho potuto, va benissimo. Considerando che ho messo la Valchiria male, perché pensavo avesse tirato appunto i due scheletrini bomba, invece era il bombarolo da... Allora io andrei di cinghiale, per la verità, di domatore. No, sai che ti dico, difenditi meglio, frate. È pure sbagliato a buttarli addosso, me li devi tirare. E mi hai pure regalato la torre. Allora lui cos'ha in questo momento per... ti dico, no, i danni te li voglio fare. 3 attacchi di Valchiria, sono contentissimo. Sai, quasi. No. Ah, gliel'ho lasciato. Inutile, ho buttato una carta, ragazzi. Una giocata davvero del cazzo. Ma questo predict pazzesco! Là, ma sapete, torre per torre mi sa che abbiamo fatto. No, devo... Cavacca, mi sa che ho fatto un bel errorino, Allora, partiamo indietro. Allora, qua mi sono un attimino emozionato. Non perdiamo Elisir, perché sennò è un casino. No, stai buono. Stai buono. Allora, tu no, torna indietro. Tu stai buono. Perfetto, nice. Quello... Due non me li aspettavo, porca vacca.
Ma sei cattivo, vai di Dovador. No, 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 stai buono. Oh, ma sapete che... Oh, mi sta dando davvero problemi con queste cazzo di carte veloci. Cioè, non riesco a caricare... Per forza, dai, qui ha usato, ha sbagliato. Ti prego, ti prego, ti prego, dimmi che ho fatto la giocata del secolo. Sai che ho vinto. Yes! Wow! Grazie alla sca... Yes! Wow! Combattuta fino alla fine, ragazzi! Rubata, esatto! All'ultimo io l'ho rubata! Yes! Ah, bella vittoria, ragazzi! Bella vittoria! Accodiamo sto baule! Pam! Terza sfida di oggi, ragazzi. Spettacolare. Ma sapete che forse questo video non ha nemmeno bisogno di editing. Pazzesco. Il nuovo Ciccio che... No, ma scherzi a parte, Ciccio sotto questo aspetto è imbattibile. Non so davvero come faccia. È davvero bravo. No, frecce. Perché lui fa molto male. Lui fa molto troppo male. Se sottovalutato l'arciere, lui è devastante. Allora qui un attimino, la settima, facciamo così. Dai. Allora. Ammetto, speravo di... Perfetto, sono contento comunque, dai. Non abbiamo né niente lui né niente io. Speravo di prevedere gli scheletrini che sarebbero usciti dalla strega, ma troppo presto. Oltre che... completamente inutile. Ti prego, non avere... Cazzo, ce li ho. Porca puttana, mi devasta. La mongolfiera, ve l'ho detto. La mongolfiera mi apre, la mongolfiera. La mongolfiera è una delle carte che subisco in maniera eclatante, soprattutto se ho già usato lo stregone. Allora, io partirei da dietro. Sono contento di aver messo il pack a destra e lui la strega a sinistra. Non credo la supporti. Cioè, perché se la supporta, non ti dico che è stupido, ma circa quasi. La Valchiria è un'ottima counter della strega. Bam, aiuto dietro. Oh, nice. Ragazzi, nice. E sapete che vi dico? Va bene, dai. Dunque, mi è arrivato. Ok, la torre non me la dovrebbe fare. Non supporterò la torre. Amen, me l'ha fatta. Ho preferito di non supportarla. Allora, stavolta credo che... Esatto, la deve supportare per forza. Credo la deve supportare. Bel predict! Bravo, nulla da dire. Nulla da dire davvero. Nulla da dire davvero, bravo. Beh, la torre io me la sono comunque presa, nel senso, cioè... Lui ha provato a difendersi. Qua lui dovrebbe mettere gli scheletrini. E invece ha sbagliato. E invece ha vinto. Bravo. Signori, ha vinto. Allora, è stato bravo, ho giocato
non male, potevo recuperare, diciamo che inizialmente ho giocato male, c'è quello stregone, secondo me mi ha fatto perdere quello stregone buttato sul boia, proprio inizio partita, lo secondo me lo dovevo tenere per fermare la mongolfiera, ma non sapevo avesse la mongolfiera. Bella partita ragazzi, bella, bella partita. Ragazzi fatemi sapere la vostra, anzi ecco vi volevo dire, sto cercando gente nel clan. Se non avete clan, mi piacerebbe trovare gente attiva. Il mio clan è questo, si chiama Petty Sequel. Petty Sequel, ragazzi, siete i benvenuti. Qui c'è parecchia gente inattiva, penso che comunque la caccerò. Appunto perché non giocano, quindi fatemi sapere, mandatemi le richieste che con calma le accetterò. Ovviamente ci sono solo quanti posti? 50 in totale, 19 sono occupati, quindi capite bene, non posso prendere tutti. Vi ringrazio di cuore, grazie per aver guardato questo video. Fatemi sapere cosa... Stephanie, createmi un'identità! Mottomi! Che la dovete rubare ad altri. Signori, che dire, io spero che il video di oggi vi sia piaciuto. Commentate, condividete. Noi ci vedremo sempre ad un prossimo video. E nulla, fatemi sapere se i video così di Clash Royale, 3 partite, magari 4-5... ogni tanto vi possono fare piacere, visto che stavo pure in più stavo anche pensando, visto che mi è piaciuta da morire fare la change your deck, cioè quella che ha fatto Ciccio praticamente, ovvero cambiare il deck ogni volta, visto che mi serve tra virgolette una scusa per farmi pure le maestrie, capito? Visto che di maestrie ne ho davvero poche, se non appunto nelle carte che utilizzo, tipo se vedete il pecca, diciamo che l'ho quasi masterato, no? Signori, non mi dilungo ancora, vi voglio bene, ad un prossimo video e ciao ciao!